Ciao a tutti, ciao MurgaFest, ciao Murghe, eh, ciao chi conosco e chi ritrovo ogni tanto, eh, ciao chi non conosco ma che so che si impegna tantissimo in questa attività. Eh, io sono Samuele, sempre in Maremma, che vi pensa tantissimo e che non trova momenti per stare con voi. Eh, ancora forse ci sarò ora con voi chi lo sa come hai conosciuto la murga e perché l'hai scelto come mezzo di espressione per stare in strada una sera a roma sulla prenestina ero a giro da solo a un certo punto sento rumore forte eh, di gran casse, e tamburi e mi avvicino a un muro. Vado più avanti e vedo che c'è un cancello che è aperto e entro così la prima volta all'ASNIA, al centro sociale. E lì vedo un gruppo, era sera, vedo un gruppo di gente che c'erano le candele, c'erano delle luci accese, però c'era un gruppo di gente che ballava e, e suonavano. Eh, mi avvicino e mi metto lì avvicino e balletto sul posto un pochino come balletto sempre io. E niente, una ragazza, una Morghera mi nota, mi sa, forse, oppure incrocia il mio sguardo, anche per puro caso, non lo so, non l'avevo mai chiesto, e... e mi coinvolge nel ballo, e lì, e... niente, io provo il ballo, naturalmente ero inespertissimo e non sapevo fare nessun passo e eh, nessuna liberazione dalle catene l'ho incontrata per strada e quindi l'ho scelta come mezzo di espressione di strada perché sentivo che mi fomentava l'animo e perché tutto quello che ci ho trovato... È stato un grande e importante lavoro di gruppo con problemi e difficoltà come ci sono in tutti i rapporti tra le persone, ma che portava alla realizzazione di un evento in strada per la strada, per chi era in strada e non ce la faceva più. Qual è l'attività secondo te più significativa che hai fatto con la morga? L'attività più significativa è eh, la morga estata, eh, la morga paratodos, la morga con persone diversamente abili. Non so se questo progetto si è replicato o si è evoluto, ma credo che sia uno dei Punti tra i tanti punti di forza della murga. La murga è tante cose. Trucco, si sa, insomma, trucco, ballo, ritmica, musica, performance, teatro, eh, poesia, racconto, eh, gesto, espressione, eccetera, eccetera, eccetera. Parlo con persone che avevano difficoltà eh, nella, anche nelle azioni della vita quotidiana, era un modo di cercare lo spirito essenziale, secondo me, della Murga, ciao a tutti, ciao Murga, ciao grande Murga, Murga Fest, spero di esserci e spero di essere lì con voi. Mi mancate e basta. Ciao! Boa murga para todos